Passiamo all'oggetto numero 3. Interrogo il consigliere Pastorelli, quantificazione di incidenza della spesa sanitaria per gli stranieri temporaneamente e regolarmente presenti nel nostro territorio. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Premesso che ai sensi quindi del decreto legislativo 286 del 98, le regioni devono assicurare cure ambulatoriali ed ospedaliere ai cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia nel territorio di propria competenza. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 281 del 1997, con accordo in conferenza permanente per il rapporto tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante indicazione per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome, i cittadini stranieri presenti regolarmente sul territorio italiano ricevono in assegnazione all'atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita un codice di identificazione chiamato STP, ovvero straniero temporaneamente presente, valido per 6 mesi e diciamo rinnovabile con una semplice dichiarazione dei propri dati anagrafici, senza esibizione di un documento di riconoscimento. L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia deve essere garantito dalle strutture pubbliche accreditate a parità del cittadino italiano e non comporta la segnalazione alle autorità di polizia, tranne nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge. L'esenzione per i cittadini indigenti è prevista per le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, ossia le cure che non possono essere deferite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, lo stato di gravidanza, le patologie esenti in ragione dell'età o di gravi stati invalidanti. Nel predetto accordo è previsto che i soggetti STP, che gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa non versate, sono a carico delle ASL territorialmente competenti per il luogo in cui le prestazioni vengono erogate, che avrà cura pertanto la stessa ASL di richiedere al Ministero dell'Interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno dei hospital o in via ambulatoriale, con richiesta da inoltrare tramite le prefetture territorialmente competenti. Visto che sussistono inoltre casi nei quali uno straniero entrato irregolarmente o divenuto irregolare ha comunque diritto all'iscrizione al servizio sanitario regionale, ad esempio se è in attesa di regolarizzazione oppure è un detenuto degli istituti penitenziari o sottoposto a misure alternative alla pena. DPR 394 del 99 demanda alle regioni l'individuazione nelle modalità attraverso cui garantire la medicina di base nelle strutture delle medicine del territorio nei presidi sanitari accreditati, affermando che queste ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione e né impegnativo. Con successiva DGR il 28 giugno 2000, numero 695, la Giunta regionale deliberava, facendo proprio il documento istruttorio del direttore ivi allegato, di individuare presso ogni ASL un punto di riferimento dove si possa procedere all'attribuzione del codice STP di cittadini extracomunitari irregolarmente presenti nel territorio umbro e dall'assegnazione di medici di medicina generale o pediatri di libera scelta che avevano dato disponibilità a fornire assistenza. La Giunta inoltre stabiliva quali prestazioni erogabili, quelle di assistenza pediatrica e medico generica, farmaceutica, specialistica ambulatoriale, di profilassi internazionale e diagnosi a cura delle malattie infettive e diffuse, di vaccinazione della tutela della gravidanza e della maternità, compresa l'IVG, e della salute del minore, deliberando inoltre di richiedere annualmente alle aziende sanitarie una verifica della qualità dell'assistenza e dei costi, espletata in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Ritenuto che con la normativa descritta è possibile che si verifichi lì ulteriore paradosso per cui soggetti stranieri presenti in Italia, ma lavoratori in nero, abbiano così garantite le prestazioni sanitarie, considerando che la condizione di STP viene sancita tramite una semplice dichiarazione dello stesso extracomunitario
mentre al contrario un italiano disoccupato con basso reddito è passibile di controlli incrociati da parte del Ministero delle Finanze, e considerando inoltre che i tagli alla sanità si sono manifestati negli anni con la chiusura di reparti, unità organizzative, punti nascita, declassificazione dei punti di primo intervento, diminuzione rilevante dei posti letto, motivi per cui abbiamo pagato dazio anche con la pandemia, ed il tutto nell'ottica del mantenimento dei budget e della cosiddetta perequazione delle risorse, mentre al contempo il numero degli immigrati irregolari anche nel nostro territorio regionale è esponenzialmente aumentato, gravando così i bilanci nazionali e regionali con milioni di cittadini italiani che hanno rinunciato a curarsi, nonostante siano fisicamente e fiscalmente contribuenti, per la maggior parte anziani. Tutto ciò premesso, quindi, mi preme interrogare l'assessore Coletto, che ringrazio, innanzitutto su chi gravano nello specifico i costi delle spese sanitarie per i soggetti STP e se eventualmente il rimborso verso l'ente competente sia stato richiesto ed ottenuto. Il costo totale a carico della sanità ombra, eventualmente ripartito per singole ASL o aziende ospedaliere e per tipo di prestazioni sanitarie, dei trattamenti per stranieri extracomunitari STP presso tutte le strutture eroganti servizi clinico-strumentali di laboratorio, diviso per le ultime 5 annualità e la relativa incidenza sulla spesa sanitaria regionale. Qual è il costo orario medio dei medici di medicina generale che devono fornire prestazione presso gli ambulatori per stranieri STP e da quanto ammonta il medesimo costo mensilmente o annualmente per l'intero servizio sanitario regionale umbro? Quali sono i costi per le figure professionali impiegate nell'assistenza agli extracomunitari STP? Quanti extracomunitari hanno usufruito del codice STP con il rinnovo superiore a 2 volte? Ed infine, quali azioni sono state poste concretamente in essere affinché gli operatori del front office, i quali riscontrino irregolarità, abbiano tutele e minor rischi possibili al momento del riconoscimento o della negazione dello status di STP? Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie, grazie presidente. Io partirei su chi gravano nello specifico i costi, dicendo che esistono 2 linee di finanziamento per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate al cittadino straniero indigente, STP appunto, stranieri temporaneamente presenti e non in regola con le norme relative all'ingresso di soggiorno. Nella prima linea di finanziamento rientrano le prestazioni sanitarie riferite alla tutela della gravidanza e della maternità, alla tutela della salute del minore, agli interventi di profilassi internazionale, alle malattie infettive e alle vaccinazioni. Per tali prestazioni, fino al 2018, esisteva un fondo nazionale dedicato, quota vincolata per gli stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, pari a 30.990.000, che veniva annualmente assegnata dal Ministero a ciascuna regione. Il riparto si basava sulla stima degli stranieri presenti sul territorio di ciascuna regione e sulla base della spesa sostenuta per i ricoveri delle donne in età compresa tra gli 11 e i 55 anni, con codice STP e con codice 14, gravidanza, parto e puerperio. Per quanto riguarda la quota assegnata alle regioni, nel 2017 è stata di 846.873, 2,7% del fondo sanitario con riferimento evidentemente all'Umbria. Nel 2018 873.692, in percentuale 2,8% del fondo sanitario, riferito naturalmente ai 30 milioni di cui sopra. A decorrere dall'anno 2019 la quota vincolata pari a 30,99 milioni di euro è stata confluita nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard ed è quindi ripartita tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, unitamente al resto del finanziamento, quindi per quota d'accesso. Nella seconda linea di finanziamento rientrano invece le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
fino all'anno 2016 venivano rimborsate dal Ministero dell'Interno per il tramite delle prefetture dietro specifica richiesta delle aziende sanitarie nella quale veniva indicata tipo di prestazione erogata, la diagnosi e la somma da rimborsare. Il DL 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni, ha disposto che le competenze relative al finanziamento di tali prestazioni, prima attribuite al Ministero dell'Interno, fossero trasferite al Ministero della Salute con decorrenza dal 1 gennaio 2017. Le risorse sono attribuite alle Regioni sulla base dei flussi informativi NSIS, sistema informativo appunto del Ministero della Salute. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei finanziamenti della nostra Regione negli ultimi 5 anni. Lascerò agli atti la tabella. Per quanto riguarda il costo totale a carico, eventualmente ripartito per le singole ASL, nel 2017 i ricoveri sono costati 602.266, la specialistica ambulatoriale 152.000, la farmaceutica 336.000, pronto soccorso 15.000 euro e via di seguito. Nel 2018 c'è stato un aumento, 755.000 per i ricoveri, 146.000 per la specialistica ambulatoriale, 34.000 per la farmaceutica, per il pronto soccorso 12.778, per un totale di 948.000 euro. Nel 2019 il totale è stato di 732.000 euro. Questa è la nota appunto del Ministero della Salute che abbiamo avuto attraverso la MSIS. Gli STP sono iscritti al Servizio Sanitario Regionale con assegnazione medico di medicina generale e pediatri di libera scelta. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta forniscono agli stranieri STP analoga assistenza fornita agli altri assistiti. Di seguito si riportano appunto i dati relativi dal 2017 al 2021 stimati sulla base del numero di STP iscritti in anagrafe assistiti dal 1 gennaio del 2017 e della quota capitaria per ogni assistito a carico del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, prevista dai rispettivi contratti nazionali. Nel 2017 i medici di medicina generale hanno avuto un costo di 7.360 euro, pediatri di libera scelta 2.190 e via di seguito fino al 2021. Non risultano altre spese oltre a quelle già indicate nei punti precedenti. Dal 2017 al 2021 sono 62 gli STP che hanno usufruito del rinnovo per più volte della tessera, appunto. Ad oggi non sono state segnalate dalle aziende situazioni per le quali sia necessario provvedere con misure particolari alla tutela degli operatori dei front office. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli per la replica. Sì, innanzitutto ringrazio l'Assessore per la risposta e magari ecco, chiederò cortesemente se posso averne copia anche per potermela leggere con calma. E, evidentemente questo era un atto ispettivo che ritengo doveroso e riteniamo come gruppo Lega doveroso nei confronti dei tanti cittadini italiani, cittadini umbri, che magari anche con basso reddito o disoccupati, no? Che comunque sono passibili sempre di controlli. Vediamo l'Agenzia delle Entrate, no? Che magari manda questi controlli. E il paradosso si poteva legare al fatto, e si può legare al fatto, che molti STP che sono presenti lavorano in nero, in più usufruiscono anche di tutte le erogazioni pagate dai cittadini umbri. Ecco. Quindi su questo dobbiamo stare molto attenti. L'altro discorso invece, io avevo proprio ricevuto preoccupazioni e segnalazioni di alcuni operatori del front office che vedono spesso davanti a loro certi tipi di richieste e si fanno molte volte mille domande, Assessore, sulla veridicità di quello che stanno attestando questi signori. Ecco, quindi volevo un attimino sollevare questo problema. La ringrazio. Grazie, passiamo all'oggetto numero 4, estensione del periodo di validità dei flaconcini dei vaccini anti-Covid-19. Prego Consigliere Mancini. Grazie Presidente, un tema che
l'abbiamo ampiamente trattato, ma secondo me non è ancora del tutto archiviato. Il tema è interessante, parliamo di estensione del periodo di validità di flaconcini e vaccini anti-Covid-19. Ricordato che il 27 dicembre 2020 in Italia e in Europa con il Vaccine Day, in modo effettivo dal 31 dicembre 2020 è partita la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 della popolazione. Ricordato che l'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un'elevata copertura vaccinale per ridurre la circolazione del virus e lo sviluppo di varianti e prevenire l'insorgenza di patologie gravi e decessi. E qui, Assessore, apro una parentesi, ognuno può leggere gli ultimi dati che stanno venendo fuori su varianti, decessi, positività, eccetera, e ognuno ovviamente, anche l'opinione pubblica, a questo punto penso che sia fatta ampiamente una sua opinione. Ricordato che attualmente in Italia sono stati autorizzati i seguenti vaccini Comirnaty, Pfizer, BioNTech, vaccino Spikevax, Moderna, vaccino Vaxzevria, AstraZeneca, vaccino Johnson & Johnson & Johnson, Novavax, Novavax. Preso atto, a quanto è dato sapere, è stata disposta l'estensione del periodo di validità dei flaconcini dei vaccini anti-Covid-19. Ricordato che la giurisprudenza più volte ha affermato che il medicinale scaduto è presunto guasto a tutti gli effetti penali, Cassazione, Sezione Penale, Sezione 1, 18-12-1972, poi la stessa Cassazione con la sentenza 15-573 e quella del 25-3-1980. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere sulla base di quale documentazione scientifica è stata disposta l'estensione del periodo di validità dei flaconcini dei vaccini anti-Covid-19, ricordando per chi magari non è avvezzo a capire che dentro i vaccini ci sono gli eccipienti e il principio attivo, quindi è un farmaco complesso, e quindi chiediamo dov'è la documentazione scientifica che ne assevera, o perlomeno ne asseverava al periodo della proroga della scadenza, ne assevera chiaramente l'intrabilità. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Allora, con riferimento alla richiesta del consigliere Mancini, si fa presente che l'estensione del periodo di validità dei vaccini Covid-19 viene stabilita, approvata dall'Agenzia Europea dei Medicinali, EMA, che ne pubblica la relativa documentazione accessibile al pubblico sul proprio sito istituzionale. Comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si allega la documentazione recentemente trasmessa alle Regioni dall'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi da AIFA, per il tramite dell'unità per il completamento della campagna vaccinale per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'estensione del periodo di validità del vaccino Comirnaty RTU tappo viola, da cui si evince il processo regolatorio. Lascio agli atti tutte le comunicazioni di AIFA e ringrazio. Consigliere Mancini per la replica. Presidente. Allora, assessore, è facilmente, sono due pagine, ci sono l'elenco dei lotti, se ben capito, con le scadenze, non so se c'è altra documentazione che si scarica da internet, ora se ci sono più pagine io ovviamente non lo so, ma se uno va su Google, scrive proroga vaccini, si apre una pagina facilmente scaricabile dove ci sono i lotti in scadenza con la nuova data di scadenza. Ma il cittadino ha documentazione, assessore, deve sapere che nessuno gliela spiega. E questo, diciamo, non avviene né in ambulatorio e non avviene neanche, da quello che mi risulta, durante gli hub vaccinali. Cioè questa documentazione deve essere disponibile per tutti e deve essere allegata al flacone, non che me la devo trovare io. Cioè quella deve essere lì, nella disponibilità del paziente che si vuole vaccinare,
e nel medico che eventualmente deve rispondere alle domande del paziente. Non si può rimandare a una documentazione che si trova sul sito dell'EMA. Cioè, io voglio che, non so se oggi gli hub vaccinali sono pieni per la quarta, quinta, settima dose, non lo so, non mi interessa. Il mio problema è che se qualcuno entra lì dentro, assessore, ci deve trovare il flacone, che chiaramente ha una data pregressa, cioè quindi prima della data odierna, ci deve essere il documento che quel codice dice che è stato prorogato il giorno X, e se al paziente magari ha voglia di informarsi, gli fa vedere il medico su quale base scientifica quel prodotto è valido. Assessore, questa è la domanda. Io mi risulta, magari mi sbaglio, che questo non avviene. Quindi non so se lei ha notizie diverse. Io voglio che dentro agli hub vaccinali della nostra regione ci sia il flacone con la data chiaramente già stampata sopra, il documento che dice che c'è una nuova scadenza, benissimo, e ci deve essere la documentazione che spiega al paziente, soprattutto al medico, al farmacista, che quel flacone è stato considerato a tutti gli effetti di grande qualità e efficacia, come è giusto che sia. Questa documentazione non può essere il cittadino che se la cerca su internet, perché le dico questo, gli uffici regionali hanno accesso agli atti, mi dicono che devo andare io su internet. Cioè, scusi, io ci ho provato ad andare su EMA, è scritto in inglese, e io onestamente la mia scolarizzazione non prevede una conoscenza dell'inglese puntuale, vabbè, si traduce, ma il problema è che l'ho trovata, perché magari non sono uno che va tutti i giorni sul sito dell'EMA. Quindi quella documentazione, assessore, non so di quante pagine, di quante righe, di quanti metri, quella documentazione deve essere innanzitutto disponibile, e lei mi dice che ce l'ha, ma non tutti ce l'hanno. E onestamente gli uffici regionali alla prevenzione non possono scrivere a un consigliere regionale che vada a vedersi sul sito dell'EMA. Cioè, scusi, cioè, noi prima abbiamo parlato con l'assessore Melasecche, non è che lo mando da Curcio, cioè l'assessore Melasecche risponde, quindi il medico risponde eventualmente alle domande dei pazienti. Quindi la invito caldamente a chiarire questo specie di vulnus di accesso agli atti, che così com'è mi pare quantomeno estemporaneo.